Ciao a tutti, oggi per la serie Regali di Natale, quello che c'è in giro, eccetera, eccetera, vi faccio vedere sempre della The Color Workshop della Marqueen. Vi faccio vedere una di quelle palette meravigliose, 154 ombretti, questa qui. Si chiama Runway Color Compacto. Io l'ho comprata alla Gardegna perché l'ho trovata lì. Penso però che la vendino anche un po' di. E questa è la palette. Allora, precisiamo, dice 154 toni. Io avevo pensato che fossero ombretti, tutti ombretti. Invece, effettivamente, non è così. Allora, questi. Questo pezzo sono ombretti. Questi altri sono tutti gloss. Ecco qua, e anche qua, come sempre, ci sono dei colori che non scrivono. I primi due, quello rosa e quello marroncino, non scrivono. Quelli poi a fine riga invece scrivono. I verdi scrivono molto bene invece. Abbiamo un bel colore argento. Questi sono i blu. Questo è rosa e viola. Allora, i colori di questa palette mi piacciono, tranne alcuni che comunque che sono quelli proprio più chiari, che non scrivono, tra cui il lilla, il primo rosa. E il primo marroncino non scrivono proprio. E quindi, vabbè. Poi non mi piace il fatto che, diciamo, è vero che è anche colpa, è anche colpa mia, perché qua dice 77 ombretti e 77 brillos de labios. Cioè in pratica gloss, però chi l'aveva letto? Io di sicuro non l'avevo letto. Io mi sono fatta affascinare da questo, ho detto, ah, che bello. E vabbè. E questa l'ho pagata intorno ai 32 euro, se ricordo bene. Poi veniamo un'altra palette della Color Workshop, quale palette vi ricorda? A me mi ricorda una delle Naked, quelle con tutti i rosa, sono io la Naked 3. Questa palette si chiama All Eyes on Me. È sempre della Color Workshop della Marqueen. E questi sono gli ingredienti.
Questi sono i nomi di tutti i colori. Qua c'è un trucco e qua ci sono tutte le spiegazioni per fare questo trucco. E questi sono tutti i colori, come vedete, con tutto scritto. E quindi secondo me questa è una cosa da non buttare. Comunque apriamo la palette. Che si presenta così. Come vedete c'è la sua scatoletta. È un po' difficile togliere la scatoletta. Se volete tenere questo per i colori, purtroppo poi dopo non si riesce a chiudere per bene. Infatti no, non si riesce a chiudere per bene. E questi sono tutti i colori. Questo è Iceland, questo si chiama Present, questo marroncino si chiama Hope, questo si chiama Twinking, questo qua, questo si chiama Holly, Joyful, Cupid, Bows, Comet, Ribbon, Peace e Midnight. È un mix delle varie Naked. Perché? Perché ci sono dei rosa, c'è un bianco, c'è un oro, ci sono dei marroni. A me i marroni non mi piacciono, però questi qua devo dire che non sono male, perché sono dei marroni con punta di rosa, non è proprio quel marrone che non mi piace. E la cosa bella di questa palette è che i colori scrivono tutti altrettanto bene, non come altre palette che vi ho fatto vedere della Color Workshop, della linea Color Workshop, che però ci sono dei colori che scrivono di meno. Viva l'abbondanza! E vi saluto tutti, ci vediamo ai prossimi video, ciao!